Per quest'anno è stata delimitata un'area nella zona di Elba Adriatica di 3.000 metri quadrati dedicata proprio al fratino e al giglio di mare e si sta lavorando perché il progetto possa migliorare. Sono state mandate delle linee guida a tutte le amministrazioni comunali della costa abruzzese. Due amministrazioni, tra cui quella di Giulianova e Pineto, hanno accolto positivamente le nostre linee guida e sono state adottate in delibera di giunta e nel loro regolamento comunale, aiutandoci anche alla tutela della specie. Domenica mattina dalle 8:30 in poi ripristineremo l'area di protezione con la recinzione intorno nella zona della Madonnina dei nidi per il Fratino. In pratica sarà ripristinato quella piccola barriera che viene montata ogni anno per salvaguardare i nidi di questo preziosissimo uccello a livello europeo, a livello mondiale, un uccello protetto dalle normative internazionali. Il Fratino è fondamentale per la salvaguardia dell'ambiente perché è un segnale, io direi quasi una specie ombrello, perché proteggendo il fratino si protegge anche la vegetazione dunale.